Per risolvere l'ultimo strato, ovvero in questo caso la faccia gialla, e mettere a posto tutti gli angoli e gli spigoli come abbiamo fatto per il primo strato, dobbiamo anche in questo caso formare la croce gialla, perché in questo caso l'ultima faccia che ci rimane è quella gialla. Per farlo prendete inizialmente una faccia qualunque e usate questo algoritmo. Fronte, destra, sopra, destra inverso, sopra inverso, fronte inverso. Vi ritroverete almeno tre quadratini gialli, compreso quello centrale, che formano una L. Dovete fare in modo di mettere la L nell'angolo in alto a sinistra, come in questo caso, e riusare l'algoritmo di prima. Fronte, destra, sopra, destra inverso, sopra inverso, fronte inverso. Vi verrà fuori una linea orizzontale in questo modo. Non ruotate assolutamente il cubo, tenete sempre la stessa faccia in modo che le tre cubetti gialli siano disposti in modo orizzontale e ripetete sempre lo stesso algoritmo. Fronte, destra, sopra, destra inverso, sopra inverso, fronte inverso. Vi ritroverete la croce gialla. Una volta sistemata la croce, dobbiamo andare a sistemare i cubetti degli spigoli, quindi questi qua, e faremo ad esempio che qua vi sia il cubetto che abbia i colori giallo e rosso, e sistemarli però tutti e quattro insieme. Per farlo dovete ruotare questo strato e fare in modo che combacino almeno due spigoli, ad esempio facendo così, combaciano qua il rosso e qua il verde. A seconda di come combaciano, perché possono combaciare o gli spigoli di due facce adiacenti, come in questo caso, oppure gli spigoli di due facce opposte, ad esempio questa e questa. Nel nostro caso, dal momento che combaciano gli spigoli di due facce adiacenti, dobbiamo posizionare il cubo in questo modo, in modo che sulla destra e dietro abbiamo i due spigoli che già sono a posto. E usiamo questo algoritmo. Destra, sopra, destra inverso, sopra, destra, due volte sopra e destra inverso e infine sopra. Ed ecco che tutti gli spigoli sono a posto. 1, 2, 3 e 4. L'altro caso, come vi ho accennato, è quello in cui gli spigoli già sistemati si trovano in due facce opposte l'una all'altra. In questo caso, infatti, abbiamo questo spigolo che si trova nella faccia azzurra, che è a posto, e dietro, dall'altro lato, abbiamo invece quello con la faccia verde, lo spigolo con la faccia verde. In questo caso, disponete il cubo in modo che una faccia sia di fronte a voi e l'altra dietro, e usate l'algoritmo di prima. Quindi, di nuovo, destra, sopra, destra inverso, sopra, destra, due volte sopra e destra inverso, e a questo punto vi ritroverete nella situazione di prima in cui due spigoli già messi bene si trovano in due facce adiacenti e dovete ripetere lo stesso algoritmo per riuscire a sistemare tutti gli spigoli come vi ho mostrato prima. Una volta risolta la croce con tutti gli spigoli al loro posto, dobbiamo sistemare infine gli angoli. Quello che dobbiamo fare è posizionare ciascun cubetto nel suo angolo giusto, anche se con le facce messe male, scombinate. Ad esempio, in quest'angolo qua dovremmo trovare il cubetto che abbia le facce gialla, marrone e verde, anche se messe male. Adesso per sistemarle dobbiamo trovare un angolo che si trovi già in questa posizione. Ad esempio, questo qua. Infatti abbiamo le facce gialla, rossa e azzurra, ma messe male. E dobbiamo disporre questo cubetto in modo, dobbiamo prendere il cubo in modo da disporre questo cubetto nell'angolo in basso a destra del cubo. Anche se non trovate nessun angolo in questo modo, quindi con le facce scombinate ma messo nel posto giusto, poco importa. Usate sempre l'algoritmo che vi sto per dire, ovvero sopra, destra, sopra inverso, sinistra inverso, sopra, destra inverso, sopra inverso, sinistra. E ripetete finché tutti gli angoli non sono messi nel posto giusto, ma con le facce scombinate. E dovete ripetere questo algoritmo senza modificare il cubo, quindi tenendolo sempre in questo modo. Una volta messi a posto tutti gli angoli nei loro posti, ma con le facce scombinate, come in questo caso abbiamo fortunatamente già due angoli messi bene, ma questi due, anche se hanno le facce giuste, sono messi
con le facce scombinate, dovete usare questo algoritmo. Prendete l'angolo, il primo angolo che vi capita qua, e usate questo algoritmo: destra inverso, sotto inverso, destra sotto, e ripetetelo finché non mettete l'angolo al posto giusto. Vi sembrerà di scombinare l'intero cubo, ma non preoccupatevi perché poi alla fine tutto si risolverà. Continuate. Ed ecco, abbiamo messo il cubetto nel posto giusto. Adesso ruotate il cubo, la faccia superiore del cubo, e posizionate quest'altro angolo pronto per essere risolto e riusate lo stesso algoritmo di prima. E alla fine tutte le facce saranno a posto. Esiste tuttavia un caso in cui potete accorciare il procedimento e il numero di mosse da usare. L'unica situazione in cui potete infatti usare un algoritmo diverso è la seguente, ovvero quando un angolo ha già il cubetto posizionato nel modo con le facce corrette. Gli altri tre angoli hanno i cubetti giusti, ma con le facce scombinate. Inoltre, la faccia gialla, in questo caso perché è quella dell'ultima faccia che ci rimane da completare, deve essere sempre di fronte a voi. Vedete, è di fronte, qua anche di fronte e qua è di fronte. In questo caso posizionate il cubo di Rubik in questo modo, quindi tenendo il cubetto già messo nel modo giusto, in basso a sinistra, e usate questo algoritmo. Fronte, sotto, fronte inverso, sotto inverso. E ripetete, fronte, sotto, fronte inverso e sotto inverso. E già l'angolo è messo a posto, invece con l'algoritmo precedente avreste dovuto usare un numero elevato di mosse. E poi, come prima, ruotate la faccia superiore e continuate. In questo modo riuscirete a risolvere il cubo in minor tempo per quanto riguarda l'ultimo procedimento.